Una maratona di 2 giorni chiusa con un successo di pubblico e di critica. Si è celebrato nello scorso weekend il premio internazionale Michelangelo Buonarroti, 7ª edizione, tornato in presenza nelle sale della Scuderia Granducale di Palazzo Medicio a Seravezza. Centinaia gli artisti premiati, arrivati da tutta Italia e dall'estero. 9 le sezioni, poesia singola, poesia edita, video poesia, silloge inedita, racconti, narrativa, pittura, scultura, fotografia. Durante le 2 giornate sono stati premiati i vincitori assoluti, i finalisti, i premi della critica, le giovani promesse, i diplomi d'onore con menzione d'encomio e tutti gli altri premi speciali attribuiti dalla giuria. Sono tanti gli iscritti, come ogni anno sono veramente centinaia, quindi un lavoro molto molto impegnativo, ma tante le sezioni. Quest'anno 9 perché abbiamo incluso la videopoesia e la silloge inedita. Gli artisti si impegnano, ho notato negli anni che le persone che vanno a ripartecipare per più edizioni creano in continuazione cose nuove, si studiano, si rinnovano e si confrontano. È un premio nato per far sentire anche le persone che purtroppo in un paese come l'Italia non possono vivere di arte, ma devono farlo magari pur avendo una vocazione, avendo le capacità, devono magari farlo così. Tra amici. Testimonia la sorpresa del premio è stato Paolo Brosio, che ha annunciato di voler sostenere la manifestazione attraverso la sua onlus Le Olimpiadi del Cuore. Mi auguro che i comuni della Versilia, da Seravezza, Stazzema, Pietrasanta, Viareggio, Camaiore, a Montignose, a Massa, Massarosa e diciamo anche Carrara, se tutti questi comuni facessero il tifo per il premio per Michelangelo e per quello che fanno le Olimpiadi del Cuore come altre associazioni meritevoli, bisognerebbe fare un consorzio, fare un marchio, come fa il Trentino.